Era il maggio del 2014 quando Luca Bertino trionfava nelle votazioni comunali. 5 anni stanno volgendo al termine di questa amministrazione e ringraziando il sindaco Luca Bertino per questa gentile concessione, chiediamo di tracciare un bilancio di questi primi 5 anni di mandato. Sì, buongiorno a tutti. Intanto i ringraziamenti sono io che li rivolgo per questa occasione, per questa opportunità di incontro, che vuole essere anche un'occasione per tracciare quello che è stato compiuto in questi 5 anni di amministrazione. La mia prima esperienza da sindaco è stata un'esperienza faticosa, impegnativa. Però anche ricca di spunti di interesse e direi di soddisfazioni. Venivamo da un periodo difficile per il nostro paese, per la nostra comunità, dove forse la stessa aggregazione tra la popolazione era venuta un po' meno. E quindi proprio da questo aspetto vorrei cominciare per sottolineare l'attività che è stata svolta. Sono state tante le occasioni di incontro, di discussione, di dialogo, gli incontri con i cittadini, gli incontri con le associazioni, gli incontri con i tanti enti che sono vicini al comune di Nole, sia territorialmente che a livello sovraordinato. Beh, però devo dire che tutte queste possibilità di incontrare la gente e di affrontare insieme a loro i problemi ci hanno consentito di crescere come squadra, come gruppo, come persone. E alla fine credo che la cosa più importante che porterò dentro di me al termine di questi 5 anni sarà proprio il rapporto con i cittadini, il rapporto con tutte quelle istituzioni che hanno consentito al Comune di Nole di portare avanti progetti importanti che consentiranno anche nei prossimi anni di realizzare opere strategiche per il nostro territorio. Come problemi ne abbiamo affrontati tanti, sono stati anche in alcuni casi complessi, venivamo da contenziosi difficili da districare, però devo dire con tutta franchezza che quello che andiamo a consegnare ai cittadini al termine di questi 5 anni è un paese dove non ci sono più delle difficoltà insormontabili, dove non ci sono degli ostacoli alla realizzazione di progetti importanti e si ha concretamente la possibilità di destinare Nole verso un rilancio complessivo che crediamo di aver costruito in questo periodo. I primi tempi sono stati senz'altro molto faticosi, il primo anno e mezzo almeno di questa legislatura lo abbiamo trascorso proprio a cercare di progettare, a cercare di capire i problemi, a cercare di costruire dei progetti che fossero fondati, che fossero solidi e che consentissero alla popolazione di apprezzare i servizi che un comune come Nole deve erogare. Veniamo ad esempio al primo problema che abbiamo affrontato, quello della ristrutturazione della palazzina ex Erber, dove ci troviamo in questo momento. È stata un'operazione molto complessa. Si arrivava da quasi 20 anni di difficoltà per la conclusione e la realizzazione di questi lavori. Siamo riusciti nel giro di pochi mesi a risolvere un contenzioso abbastanza grande. Siamo riusciti a cambiare un'idea di destinazione d'uso di questi locali a portare la casa dei cittadini, la casa dei nolesi dalla vecchia sede di Via Torino qua in Via Devesi. E crediamo di aver fatto una scelta corretta, l'abbiamo fatto nell'ottica di una salvaguardia degli equilibri di bilancio e quindi nel tentativo di riuscire a razionalizzare le spese da una parte, ma anche quello di riuscire a portare degli introiti dall'altra proprio per la valorizzazione dell'immobile. Ma questo è stato solo un aspetto, senz'altro importante, come lo sono tutti gli aspetti finanziari, ma l'aspetto più importante è stato proprio quello di centralizzare tutta una serie di servizi. Proprio in queste settimane andremo a potenziare ancora i servizi del consorzio socioassistenziale e andremo a potenziare, a trasferire i servizi dell'ASL e quindi avremo anche gli uffici e gli ambulatori dell'ASL che verranno collocati in questa palazzina. Non ci dimentichiamo poi uno studio medico associato, l'ufficio del CAF e quant'altro.
sempre con l'obiettivo di rendere il più possibile accessibile la struttura verso chiunque, soprattutto verso le persone con delle disabilità o con delle difficoltà motorie che prima non avevano facilità di accesso alla struttura. Qui naturalmente troviamo servizi, troviamo un ampio parcheggio, presto troveremo anche un nuovo punto acqua smatte, quindi la prima scelta che abbiamo stabilito, secondo quello che era il nostro programma elettorale, si è rivelata per noi una scelta assolutamente fondata e azzeccata. Anche perché grazie a questo spostamento degli uffici comunali siamo riusciti a creare in modo abbastanza naturale un centro di aggregazione sociale e culturale che è la Casa delle Associazioni, intitolata al teologo Don Chiaretta, che è un personaggio di inizio secolo che per Nole ha fatto moltissimo e al quale dobbiamo il primo asilo pubblico che era proprio collocato in via Torino. Bene, grazie a quest'idea che è venuta al nostro gruppo siamo riusciti a portare la quasi totalità delle associazioni nolese all'interno di quella casa e di farne un vero polo attrattivo per tantissime iniziative che si sono concretizzate in tante proposte, tutte patrocinate dal Comune di Nole, iniziative che hanno portato alla fortissima collaborazione tra le associazioni che tutt'oggi realizzano questi eventi in collaborazione con 2, 3, 4 associazioni, quelle che ritengono di avere maggiore interesse ad aggregarsi. E una cosa non indifferente, mi preme sottolineare, è proprio il fatto di aver anche dato una sede importante in quella struttura all'Associazione Giovani Insieme, perché crediamo che i ragazzi abbiano necessità di spazi accessibili, hanno necessità di servizi per poter perseguire i loro obiettivi e i loro interessi. E di questo naturalmente ringrazio loro, come tutte le altre associazioni che hanno condiviso questa nostra proposta. Lei ha parlato di contenziosi. Forse uno dei maggiori contenziosi che si è trovato a risolvere in questi 5 anni è stata la ricostruzione del campanile. Qualche mese fa abbiamo posato la prima pietra, però poi i lavori si sono fermati. La vicenda del campanile è sicuramente stata la seconda vicenda per importanza come complessità. Tengo a ribadire che la vicenda più complessa era proprio la riqualificazione e il recupero finale della palazzina ex Herber. Per quanto riguarda invece la torre campanaria, le difficoltà erano legate ad aspetti più storico-culturali, paesaggistici, per cui è stato un lavoro complesso di ricucitura con i vari soggetti che dovevano essere coinvolti nella riqualificazione. Quindi parliamo naturalmente della soprintendenza, parliamo della parrocchia di San Vincenzo, parliamo della curia metropolitana e parliamo naturalmente del soggetto attuatore dell'intervento che è ATC Torino. Anche in questo caso la nostra azione è partita subito coinvolgendo tutti questi soggetti, quindi non trascurando nessuno. Certamente, e questo non lo nascondiamo, abbiamo rimesso in profonda discussione il progetto che era stato proposto, per il quale c'erano già anche delle autorizzazioni, ma abbiamo provato a sottoporlo all'attenzione della comunità. Abbiamo costituito una commissione per la ricostruzione del campanile e la riqualificazione della piazza, commissione composta oltre che dai consiglieri comunali anche da tecnici che si sono offerti volontari, quindi da professionisti del territorio e da quasi tutte le associazioni nolesi. E credo che l'unione di queste tre forze, oltre che i soggetti che ho citato poc'anzi, sia stato proprio il valore aggiunto. Credo che in pochi paesi si possa contare una progettazione partecipata così forte come è avvenuto a Nole in questi anni proprio per la redazione del progetto finale del campanile.
Di sicuro queste difficoltà burocratiche hanno dilazionato molto in tempi, più di quanto noi ci aspettassimo o potessimo immaginare. Però ne prendiamo atto, alla fine quello che a noi interessava era di avere un buon progetto da portare a compimento. La fase di gara, definiamola proprio in questo modo, è partita con l'estate del 2017 o comunque all'inizio dell'autunno del 2017, si è protratta naturalmente per alcuni mesi, perché parliamo di una gara d'appalto importante a rilevanza addirittura comunitaria. È stata una fase difficile da superare per quella che è naturalmente la complessità del progetto. Eravamo pronti a vedere in pochi mesi realizzato il nuovo campanile. Purtroppo così non è stato, per una gravissima carenza dell'impresa appaltatrice, carenza organizzativa o comunque in termini di capacità di rispondere prontamente alle richieste inserite all'interno del progetto, e queste difficoltà hanno comportato correttamente la risoluzione anticipata del contratto d'appalto, e dopo circa 6 mesi la ditta è stata estromessa dal cantiere. Ora siamo finalmente alle battute finali per la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto con la seconda ditta classificata in graduatoria. È praticamente tutto pronto, sono stati ovviamente compiuti tutti i sopralluoghi necessari e sono stati presentati i documenti indispensabili per la firma del contratto. Da quelle che sono le notizie, proprio in questi giorni o queste ore avviene la sottoscrizione del contratto d'appalto, e quindi nei prossimi giorni contiamo di vedere l'avvio definitivo a questo punto del cantiere, con le opere necessarie alla palificazione e alla realizzazione della struttura in elevazione. Siamo fiduciosi, ed è giusto che sia così, affinché quest'opera venga realizzata entro la primavera del 2020, ed è quello che tutti i nolesi si augurano, ed è quello per cui tante persone hanno contribuito alla rinascita del nostro centro storico. Tante persone avrebbero purtroppo voluto vedere il campanile, non avranno questa possibilità, ed è soprattutto a loro che rivolgo il mio pensiero, ai tanti nolesi che in questi anni mi hanno fermato per pregarmi di fare tutto quello che era nelle mie possibilità per vedere realizzata la nuova torre. In questi 5 anni avete provato a fare un progetto molto ambizioso, di cui siete riusciti a venirne a capo vincendo anche il progetto. Il progetto Vela è un progetto ideato da lei, dal suo vice sindaco, il dottor Antonio Adamo, che finalmente diventerà realtà. Beh, Vela è una grande soddisfazione, lo sarà nel momento della definitiva realizzazione, però è anche un naturale proseguimento di un percorso iniziato molti anni fa, iniziato ben prima che io fossi sindaco, un percorso che però all'inizio di questa legislatura si stava spegnendo. Siamo arrivati infatti pochissime settimane dopo le elezioni a rischiare concretamente la revoca del finanziamento di Corona Verde. Corona Verde che aveva coinvolto 6 comuni, quindi la parte diciamo più verso monte della Stura di Lanzo. Era un progetto a rischio di revoca di finanziamento, perché eravamo andati ben oltre i termini concessi per la realizzazione. Però è stata una grande soddisfazione riuscire a recuperare i rapporti con la Regione Piemonte e riuscire a far capire che saremmo riusciti in nemmeno di un anno saremmo riusciti a realizzare quell'intervento. È un intervento importante, 26 km di piste ciclabili sia nella riva destra che nella riva sinistra della Stura di Lanzo, un intervento però che ci ha permesso di dare al comune di Nole la credibilità necessaria per proporre ulteriori interventi.
Questo è avvenuto naturalmente col contributo fondamentale della Regione Piemonte, che ha pubblicato un bando per la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, con interessi diversi rispetto a quelli di Corona Verde, cioè meno turistici, meno ambientali, meno storico-culturali, ma più legati alla mobilità sostenibile, alla sicurezza del pedone o della bicicletta in ambito urbano. Siamo riusciti comunque a proporre delle soluzioni, molte soluzioni valide all'interno del progetto Vela, che si estende non solo ai 6 comuni precedenti, ma arriva fino a 12 comuni complessivi, partendo da Lanzo Torinese ad arrivare fino a Venaria Reale, che costituiscono, proprio per l'acronimo di Vela, Venaria Lanzo, le due tappe fondamentali del territorio per la valorizzazione in termini turistici. All'interno di tutti questi comuni che sono legati uno all'altro ci sono dei percorsi di collegamento tra le periferie e i centri abitati, e questo è stato uno degli obiettivi fondamentali. Così come lo sono stati il collegamento con l'aeroporto di Torino Caselle, così come lo sono stati i collegamenti con tutte le stazioni ferroviarie coinvolte, perché crediamo che l'utilizzo della bicicletta o l'utilizzo dei percorsi pedonali sia fondamentale per garantire una mobilità sostenibile, per garantire la sicurezza degli utenti della strada, che non sono solamente gli automobilisti. Quindi tutto questo ci ha portato alla presentazione di un progetto che è del valore di 2.900.000 euro e che vede, per quanto riguarda il comune di Nola, un importante collegamento dalla zona della frazione di Vauda di Nola fino a Grange di Nola. Quindi andiamo a valorizzare le nostre due frazioni importanti che abbiamo, andiamo a realizzarlo attraverso una passerella ciclopedonale che viene realizzata sulla Stura di Lanzo, e quindi credo che il Comune di Nola e i nostri cittadini avranno la possibilità di apprezzare queste importanti opere, così come potranno farlo tutti i cittadini dei restanti 11 comuni coinvolti. Lei ha parlato di sicurezza. In questi 5 anni avete fatto molto per la sicurezza anche nell'ambito delle alluvioni, perché nei anni passati ogni volta che la Stura di Lanzo subiva un'alluvione Nola rischiava sempre di venire praticamente allagata. Avete creato uno scolmatore vicino qui a Nola per cercare di ovviare a questo problema. Gli interventi in materia di prevenzione del rischio di esondazione di alluvione sono stati tantissimi. Quelli più importanti sono naturalmente stati sulla Stura di Lanzo, con la difesa spondale in riva destra. Conteremo alla fine di questa legislatura la realizzazione di 2 interventi sulla Stura di Lanzo, più un altro intervento che è stato finanziato pochi mesi fa e che sarà realizzato nel corso di quest'estate, e quindi complessivamente per la difesa spondale in riva destra in frazione Grange di Nola si avrà la possibilità di beneficiare di 3 difese spondali, e quindi non credo che sia un dato da sottovalutare. Però devo ammettere che le tante altre iniziative portate sui restanti canali sono state economicamente meno importanti, ma a livello di impatto sul territorio e sulla popolazione, sui cittadini coinvolti, almeno di pari grado. Mi riferisco ad un intervento relativo allo scolmatore realizzato in via Stura, scolmatore che è stato realizzato dalla città metropolitana di Torino in collaborazione col comune di Nola, che ha seguito tutta la parte degli espropri, ha seguito i rapporti con i cittadini e le proprietà coinvolte. È stato faticoso, perché agivamo in un'area difficile, compromessa dal punto di vista ecologico e ambientale, quindi la soddisfazione anche per la realizzazione di questo canale scolmatore è tanta. Però gli interventi non si contano quasi nemmeno rispetto a tutto quello che è stato fatto di piccolo. Mi riferisco ad esempio a dei problemi importanti che avevamo nella zona di Via Rocca,
nella zona di Barnetta, per chi ne ha una maggiore conoscenza, gli interventi di pulizia al di sotto dei ponti, ad esempio sotto il ponte del Banna, piuttosto sempre di Via Rocca, piuttosto che del Ronello in frazione di Grange di Nole. E poi tutta una serie di pulizie straordinarie dei canali, dei fossi, degli intubamenti, di creazione di piccoli canali bypass e quant'altro, tra i quali sicuramente spicca la pulizia straordinaria, direi, dopo, si dice, oltre 70 anni, della vialera di Nole, del canale di Nole che passa al sotto il centro abitato, il centro storico dell'abitato di Nole. È stato un intervento importante per renderci conto di quello che dobbiamo ancora fare, perché l'intervento non è stato ancora concluso del tutto, lo faremo in fase successiva nei prossimi anni, ma ci ha anche dato la possibilità di scoprire quanto di buono avevano fatto i nostri predecessori, quanto era importante per la comunità il canale di Nole e quanto lo sarà ancora in futuro, sia dal punto di vista agricolo, che ha naturalmente una priorità assoluta in termini di uso della risorsa acqua, ma anche in riferimento ai potenziali usi industriali, perché il canale di Nole nei secoli scorsi aveva una funzione di azionamento della forza meccanica per le varie attività produttive, a partire dalla produzione delle fruste a seguire. Quindi siamo convinti che tutti gli interventi che stiamo portando avanti sul tema saranno assolutamente apprezzati, sia per la messa in sicurezza che per chi lavora con la risorsa acqua. Non dimentichiamo poi che abbiamo anche rifatto un tratto di difesa spondale, anzi un tratto di rifacimento completo del canale in via Villanova, che nelle prossime settimane partiranno i lavori per uno sgrigliatore a monte dell'abitato, proprio per eliminare tutti i possibili detriti e rifiuti che possono depositarsi nel tratto del canale coperto, nel concentrico. E poi un'altra opera che verrà avviata sempre in questi mesi e che proseguirà nei prossimi anni è il rifacimento della sponda del canale nel tratto di via Devesi. È stato richiesto fortemente dai cittadini di quell'area e non solo, ed è stato importante iniziare a stanziare le risorse sin dall'anno scorso per la realizzazione di quest'opera, e quindi anche per la messa in sicurezza degli utenti della strada verranno fatti degli interventi sul canale di Nole. Qualche mese fa abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio davanti alla scuola, un'opera importante che permetterà e permette ai bambini e ai genitori di andare a prendere i figli senza avere il patema di che possono andare sotto pericolo. Sì, il parcheggio è veramente una delle opere più apprezzate, più indispensabili che sono state richieste in questi tempi. Arrivavamo da una difficoltà davvero a garantire la sicurezza su via Torino, ma non ci siamo scoraggiati di fronte alle problematiche che avevamo riscontrato. Siamo addirittura dovuti arrivare ad una variante urbanistica per realizzare quell'area, perché non avevamo la possibilità concreta di sbocco della viabilità per la creazione di una nuova area parcheggio. Siamo riusciti a portare avanti questo atto fondamentale, siamo riusciti a fare una progettazione, siamo riusciti ad appaltare e realizzare i lavori, tant'è che ormai da un anno quell'area è stata realizzata, quindi i nostri piccoli utenti delle scuole e i loro genitori possono andare in sicurezza all'asilo di via Torino, la scuola dell'infanzia Arcobaleno, e grazie anche a questo intervento siamo riusciti a creare una grande area verde nella quale è stato collocato un nuovo gioco come richiesto dai bambini, anzi il gioco richiesto dai bambini, verrà inaugurato tra pochi giorni e siamo contenti di andare incontro alle loro esigenze, alle loro richieste, perché soltanto ascoltando quelle che sono le proposte
dei nostri cittadini e i bimbi della scuola materna sono nostri cittadini, si possono fare delle cose positive, si possono realizzare le cose necessarie per garantire la sicurezza. Sempre in tema di sicurezza dei pedoni e degli utenti, sono diversi già gli interventi realizzati per creare dei passaggi pedonali, ciclopedonali nel centro di Nole, anche con la creazione di sensi unici che è avvenuta ad esempio in via Grazioli, ad esempio in via Bertetto. Sempre per la sicurezza abbiamo rifatto completamente l'intersezione semaforica tra via Circonvallazione e via Bertetto, e questo è stato importante perché sono tanti gli utenti che attraversano quell'incrocio, sono tanti gli utenti che si recano al cimitero cittadino, così come sono tanti gli utenti che sfrutteranno il parcheggio, scusatemi, il marciapiede che verrà realizzato a partire dalla prossima settimana in via Primo Maggio e via Villanova, sia per accedere comodamente ai servizi del centro di Nole, sia per accedere alla scuola media e diciamo ai vari complessi scolastici che sono collocati nel centro del paese. In questi 5 anni avete collaborato e avete anche comunque vi siete scontrati con le opposizioni nolesi. Com'è stato il rapporto? Beh, intanto premetto sempre, come ho fatto anche in Consiglio Comunale, che alle minoranze consigliari debba essere sempre data ogni possibilità di accesso agli atti, ogni possibilità di accesso alle strutture pubbliche e ogni possibilità di dialogo, fatta anche in termini di commissioni extraconsigliari o consigliari, o di partecipazione alle iniziative più importanti che un comune realizza. Certamente il ruolo di consigliere di minoranza non è un ruolo semplice, perché sta a metà tra quelle che sono state le proposte fatte durante la campagna elettorale e invece le iniziative che vuole portare avanti una maggioranza consigliare, una maggioranza di governo. Ci sono stati dei momenti difficili, momenti che non ho personalmente condiviso, soprattutto quando gli attacchi non erano legati ad un interesse pubblico o comunque legati ad una soluzione di problematiche rilevanti per il territorio, ma erano dettate da forse rancori personali. Però devo anche ammettere che queste situazioni sono state limitate, sono state poche, e al termine di queste comunque sia il rapporto è tornato ad essere cordiale, ad essere positivo. Non sono arrabbiato o non porterò mai rancore verso nessun consigliere di minoranza, anzi posso in modo molto naturale ammettere che alla fine di questa esperienza comunque sia il rapporto di rispetto e di stima verso tutti e quattro i consiglieri di minoranza è cresciuto e quindi non ho nessuna difficoltà ad ammettere che comunque la loro opera è stata importante per la crescita delle nostre iniziative, per la crescita di queste comunità, e quando sono state fatte delle proposte condivisibili o quando ci è stato chiesto di rimediare a degli errori, lo abbiamo fatto senza avere timore di dare ragione alla minoranza di quello che era stato osservato, ma sempre nell'ottica di migliorare, perché non crediamo che ci siano dei limiti al miglioramento delle decisioni che possono essere assunte o che sono già state assunte, quindi allo stesso modo non ci vergogniamo assolutamente di ammettere che con la minoranza ci sono stati dei momenti in cui le iniziative portate avanti o le critiche portate avanti hanno comunque avuto il beneficio di correggere degli errori che avevamo commesso. Detto questo, nell'ultimo consiglio comunale senz'altro avrò occasione di ringraziare, oltre che l'operato
del nostro gruppo, dei consiglieri di maggioranza, anche l'operato dei consiglieri di minoranza. Nel vostro territorio avete un distaccamento di vigili del fuoco di primo ordine. Qualche settimana fa avete stanziato dei fondi per questo distaccamento. Sì, i vigili del fuoco di Nole sono una risorsa importante. Abbiamo festeggiato anche un importante traguardo con loro un paio di anni fa, quindi un anniversario della fondazione del distaccamento che conta addirittura 130 anni e grazie al loro operato in questi anni tanti problemi sul territorio sono stati risolti, tante emergenze naturalmente sono state risolte. Ma li abbiamo visti non soltanto in queste occasioni, li abbiamo visti anche in tante piccole attività che abbiamo svolto e per le quali avevamo chiesto la collaborazione a volontari e associazioni, collaborazione che non è mancata. Tanto per fare un esempio, i ragazzi dei Vigili del Fuoco di Nole ci hanno dato una mano nel trasloco, nel montaggio dei mobili del nuovo palazzo municipale. Non è assolutamente una cosa scontata, non è una cosa banale, è stato un gesto importante, così come lo sono stati i gesti grandi e piccoli seguiti in tutti questi anni. Ed è stato quindi per noi una scelta fondamentale quella di appoggiare l'iniziativa di acquistare un nuovo automezzo, una nuova APS, partecipando a un bando della Regione Piemonte e cercando di coinvolgere tutti i comuni di prima partenza del distaccamento di Nole, che sono tanti, sono 9 comuni, e quindi grazie a questo protocollo d'intesa che è stato sottoscritto tra i comuni siamo andati ad appoggiare questa iniziativa di acquisto di una nuova motopompa e speriamo di riuscire ad avere il cofinanziamento della regione, che è un cofinanziamento di 20.000 euro a fronte di una spesa complessiva di circa 60.000 euro. Quindi la differenza di 40.000 euro circa tra il finanziamento della regione e il necessario è coperta per la gran parte dai comuni aderenti a questo protocollo d'intesa e una parte importante, quasi 10.000 euro, coperta direttamente dai volontari del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Nole. Usando un gergo sportivo e tecnico, lei è stato il mister, il trainer di questa formazione che ha gareggiato in questo campionato durato 5 anni. Al termine, quasi in zona Cesarini, di questa amministrazione, dovesse dare un voto alla sua squadra? Se si sono ottenuti i risultati che vediamo sul territorio con le tantissime opere pubbliche realizzate, se vediamo una valorizzazione delle nostre risorse, quindi parliamo di associazioni, di volontari, se guardiamo l'enorme lavoro che è stato fatto sul tema sociale, sul tema dell'istruzione, se tutti questi risultati sono stati possibili, sicuramente il merito va a chi ha corso, a chi ha lottato insieme a me per riuscire a raggiungerli e quindi a tutta la squadra. Non è facile fare l'amministratore pubblico, questo lo dico per tutti, lo dico per i colleghi degli altri comuni, lo dico per i cittadini che devono capire quelle che possono essere le difficoltà ad operare all'interno di un ente pubblico. Lo dico perché non è scontato sacrificare il proprio tempo libero, la propria famiglia, sacrificare anche il lavoro e le opportunità di lavoro per poter realizzare degli interessi collettivi. Ho trovato nei miei ragazzi una fedeltà e una stima che forse non immaginavo, perché comunque all'inizio di un'esperienza amministrativa non ci si può conoscere in modo così approfondito e questo è stato sicuramente una piacevole scoperta, una scoperta che è avvenuta mese per mese, anno per anno.
È stato impegnativo, credo, per tutti, è stato probabilmente faticoso stare dietro alle tante richieste che venivano da parte mia per le tante iniziative che stavamo portando avanti, però devo dire che una votazione piena, quindi un bel 10, tutto il mio gruppo se lo merita. Se lo merita sia chi andrà avanti e si proporrà alle prossime elezioni amministrative insieme a me, e sia chi invece preferisce dare il cambio, farsi dare il cambio e quindi non si presenterà alle prossime elezioni. Da quello che ha detto deduciamo che comunque ci sarà un Bertino bis. Beh, sì, noi crediamo di aver fatto una proposta 5 anni fa, una proposta di rinascita, una proposta di ripartenza del nostro paese. Crediamo di aver messo in pista tanto, di aver realizzato tanto, ma crediamo che ci siano ancora delle possibilità di sviluppo. Un percorso non si può concludere naturalmente in 5 anni, e devo essere questo presuntuoso, e spero che mi sia concesso, non si può esaurire nemmeno in 10, nel senso che comunque sia quello che è stato fatto rimane, non si cancella. Quello che verrà fatto nei prossimi 5 anni, mi auguro, per quello che riguarda il nostro gruppo, resterà altrettanto, ma quello che deve rimanere è un percorso di crescita. Quindi le persone cambieranno, come cambierà anche il sindaco, ma quello che deve rimanere è uno spirito di un gruppo che si alterna, ma che ha sempre come obiettivo il miglioramento della qualità della vita del nostro paese, dei nostri cittadini e dei nostri figli. Nel corso della passata settimana qualche cittadino nolese tramite i social ha provato ad attaccare il sindaco con frasi anche forse dure. Beh, sicuramente i tempi cambiano, i social ovviamente sono una componente della nostra vita quotidiana, sono uno strumento molto difficile da gestire, su questo non ci sono dubbi. Tante volte persone che dietro una tastiera scrivono determinati commenti, poi incontrate tu per tu si rivelano essere molto più pacate, molto più moderate. Non credo di avere avuto in questi 5 anni delle difficoltà a rispondere anche attraverso i social a quelle che potevano essere delle critiche, e devo essere sincero, attraverso i social tante volte si scoprono anche alcune situazioni che non si conoscono, o si trovano addirittura delle soluzioni a difficoltà che sono emerse. È così come si incontrano delle persone, si conoscono attraverso un social, e poi per fortuna in un paese piccolo come Nole si riescono ancora a incontrare per strada o negli uffici comunali. Detto questo, sicuramente c'è stato un episodio spiacevole, forse un episodio più dettato da uno spirito di appartenenza ad un gruppo politico, ma non mi sento di commentare oltre. Quello che ho sempre detto, ma l'ho detto quasi all'infinito, io accetto di essere criticato come sindaco per quello che abbiamo fatto, eventualmente anche per quello che non abbiamo fatto. L'unica cosa che non accetto è che chi lavora per il comune di Nole e lo fa e cerca di farlo in modo professionale, in modo corretto, non deve essere aggredito, tra virgolette, in modo verbale per il solo fatto di lavorare per il comune di Nole, che in questo momento è amministrato dal sindaco Bertino. Ecco, questo non lo accetto, perché le persone hanno una dignità, le imprese che lavorano per il comune di Nole hanno una loro dignità. Se sbagliano, è ovviamente corretto che rispondano degli errori
che vengono commessi, ma non accetto che vengano criticati per il solo fatto di lavorare per il Comune di Nola. Quindi a loro, come per i volontari, tanti che lavorano o comunque che prestano la loro opera a Nola, chiedo rispetto e non voglio assolutamente che ci siano dei soggetti che devono in qualche modo rispondere negativamente per il solo fatto di lavorare per il Comune di Nola. Il sindaco è qui, chi ha bisogno di criticare il sindaco lo faccia in modo aperto, in modo leale, ma chiedo rispetto per chi lavora in modo onesto e serio. Questo è stato l'unico appunto per il quale personalmente sono rimasto molto dispiaciuto. In chiusura di questa nostra chiacchierata, uno dei suoi bracci destri, forse il più importante, senza sminuire tutta la sua squadra, è stato sicuramente il vice sindaco Antonio Adamo. Quanto è stato importante per lei? Beh, Antonio è stato senz'altro molto importante, è un amico e quindi questo ha facilitato molto il nostro lavoro. Per ogni sindaco è importante avere un vice che lo possa affiancare, che possa ascoltare le esigenze, le difficoltà, che lo possa sostituire in tante occasioni. La difficoltà mia e sua naturalmente sono state legate al fatto che entrambi abbiamo un lavoro e quindi riuscire a conciliare il lavoro e l'esperienza amministrativa non è stato semplice. Lui sicuramente ha svolto un lavoro quantitativamente e qualitativamente impegnativo, lo ha svolto secondo quelli che sono stati gli accordi che di volta in volta abbiamo preso. L'ha svolto in modo sicuramente fondamentale con gli enti comuni del territorio, ad esempio sul progetto Vela, quindi per questo sicuramente lo ringrazio, perché è stata una risorsa fondamentale in tutto quello che abbiamo fatto. E quindi senz'altro questa esperienza di 5 anni è stata faticosa e allo stesso modo soddisfacente per me, mi auguro che lo sia stata anche per lui, cioè soddisfacente oltre che faticosa. Ringraziando il sindaco Luca Bertino di questa concessione di questa mattinata, auguriamo ai nostri telespettatori una buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti voi.